sono sempre dilungati, adesso mi dilungo io, anche perché devo fare un intervento all'amministratore, ma se mi permettete, la mia vita, ho lavorato tanti anni anche in particolare nel mondo del vino, e vi erode anche un po' il fatto che ho lavorato in particolare gli ultimi 20 anni per un'azienda marocchina, vorrei restituire qualcosa anche alla Romagna, e insomma qualcosina ho fatto. Perché un sindaco di Costa decide l'anno scorso di parlare con Sandro Sinistri, che non ero solo io, era il mio assessore alla cultura che sta seguendo da vicino anche gli sviluppi di Casa di Valle, interessantissimo, decide di finanziare, perché anche di questo si tratta, per un'amministrazione, prendere delle risorse e impiegarle per vedere cosa è rimasta di quella Valconca che quel libro bellissimo aveva raccontato 40 anni fa, per avere un attimo anche il posto della situazione, lo stato di fatto, da dove comunque si deve partire per costruire un discorso di territorio. Perché io credo che se crediamo di poter continuare a vendere con successo, magari vendere si vende tutto, ma vendere con successo, quindi vendere cose di qualità e che abbiano anche un valore corrisposto, offrendo ancora poche centinaia di metri di sabbia, degli ombrelloni e dei lettini, siamo lontani dalla realtà. E saremmo anche veramente molto miopi, perché se fossimo una costa del deserto del Sahara, posso anche capirlo, ma visto che siamo la costa di un territorio meraviglioso come quello che è la Valconca, la Val Ventena e tutto il nostro entroterra, io credo che sia proprio nell'interesse degli amministratori della costa andare a sviluppare questa, andare a cercare le vene più preziose di questa miniera, come Serina l'ha chiamata, che è la Valconca, che per tanti anni ci siamo dimenticati magari di andare a sviluppare certe cose, perché era più facile e più immediato guadagnare, fare impresa prendendo magari il chiosco al mare piuttosto che la spiaggia, quindi magari anche quelle persone più intraprendenti, quelle persone più vogliose di fare, hanno tolto valore a questa terra e l'hanno portata tutta sulla costa. E quindi proprio la volontà da un sindaco della costa di dire: cerchiamo di portare avanti un discorso di valorizzazione dell'entroterra, che non è, io lo continuo a dire anche a tanti sindaci che mi sono vicini, organizzare il torpedone tutti i giorni di sera che vanno nella cantina dell'entroterra, perché quello lì è una cosa anche abbastanza banale, la trovo. Io credo che ci debba essere la voglia del turista che viene in costa di andare a visitare Montescudo piuttosto che San Clemente, perché sanno che c'è, e adesso cavolo c'è, mi si è aperto il cuore quando l'ho visto che mi ha invitato 2 mesi fa, aveva appena finito il suo punto vendita e enoteca e punto mescita lì a San Clemente, un posto bellissimo che sono sicuro tutti quelli che lo scopriranno almeno nella loro settimana di vacanza sulla costa faranno un salto, perché respireranno la voglia di fare, potranno bere degli ottimi vini e potranno veramente godersi una serata diversa da quella che ti puoi godere sulla nostra costa. E noi quest'inverno replichiamo e rilanciamo, nel senso che dall'anno scorso abbiamo fatto più che altro un discorso di patrimonio naturale della Valconca. Adesso credo che sia importante andare a valutare anche il patrimonio umano e il patrimonio dei prodotti della Valconca, perché qualcosa di molto importante c'è. Ottaviani, adesso ne cito qualcuno, ma proprio così a memoria, penso al Buon Pastore, penso a Zavoli con i salumi, con le carni. Qua ci sono produttori di miele, ci sono produttori di altre cose, e credo che dobbiamo cominciare a capire veramente dove possiamo arrivare con i nostri prodotti della Valconca. Io credo molto lontano. Intanto è una valle caratterizzata da un fiume, appunto,
il fiume Conca, e non è mai un caso. Guardate, ci sono almeno un paio di valli caratteristiche, la più conosciuta è la Val d'Adige. Voi lo sapevate che la Val d'Adige, sapete che c'è una destra e una sinistra nei fiumi, no? E la si determina seguendo il corso dal monte verso il mare. Destra d'Adige, solo vini bianchi, sinistra d'Adige, solo vini rossi. E la Valesino, dove io ho lavorato tanti anni, destra d'Esino, nella zona di Esi, quando si arriva a Copramontana, abbiamo i cru dei vini più importanti che sviluppano più grado. La parte sinistra invece dell'Esino è quella che sviluppa, diciamo, più il corpo e più la struttura. La Val Conca, io non ho fatto analisi dei terreni e delle cose, però ormai, insomma, un po' di esperienza anche a occhio, mi accorgo che la destra di Conca, quindi la parte di Gelmano, è una zona sicuramente molto argillosa, si vedono caratterizzati questi calanchi che sono meravigliosi, in particolare per l'agnello, per il castrato, per il pascolo delle pecore, quindi per lo sviluppo anche dei formaggi. La parte sinistra della Valle del Conca invece è una zona più ciottolosa, tra l'altro nel suo terreno, nel suo, c'è proprio questo schema delle radici, il tipo di terreno che vanno ad attraversare, più ciottoloso, quindi veramente molto più favorevole per la produzione di vini con una bella mineralità, con una bella sapidità e quindi con grande priva, come si suole dire. Ecco, il percorso che vogliamo fare quest'anno con questo nuovo ciclo di conferenze e veramente venire a rompere le scatole a voi produttori della Valle del Conca, vedere dove siete arrivati, vedere insieme dove si potrà arrivare, magari mettendo insieme, e guardo anche gli amministratori, anche altre risorse, tutti insieme, per andare ad aiutare lavori fatti nella Langa, nella zona del Barolo e del Nebbiolo, nella zona delle Marche, comunque si è scomodato Gambero Rosso, università, ricercatori, perché oggi ormai comunque costruire un vino, costruire un formaggio, costruire un prodotto è un po' come costruire una casa, non si fa niente senza un progetto, quando fai un progetto devi sapere su che terreno stai andando a mettere le fondamenta. Io fondamentalmente quello che voglio dire stasera, e poi chiudo se io non mi guardare male, è che ce l'ho questo sogno che le città del mare, che siamo stati favoriti da questo incrocio magico del dopoguerra con lo sviluppo del turismo e via dicendo, diventino una porta e un'opportunità anche per l'entroterra. Penso alla Costa Brava, alle spalle c'è Tarragona, il Penedesco, il Cabasco, i più grandi vini rossi spagnoli. E penso alla costa atlantica della Spagna, della Francia, di Arrizza, Bordeaux, cioè tutti hanno sviluppato degli interessi. Se guardiamo che la vicina Toscana, no, ha comunque sviluppato nell'entroterra un turismo che non è solo il fatto oggi non vado al mare e vado nell'entroterra, tanti vanno nell'entroterra e approfittano un giorno per andare anche al mare. Io credo che la Val Conca abbia questa opportunità, ci voglio credere, Cattolica ha questo sogno, lo voglio portare avanti, e costruiremo un'azienda di secondo livello che veramente, oltre al fatto di legare i comuni, magari sui lavori pubblici, magari sull'illuminazione, sul risparmio energetico, su tante cose, perché credo che i comuni che magari hanno un pochino più di dipendenti debbano mettere in campo anche per gli altri comuni vicini le loro risorse, ma anche per magari andare a cercare i fondi europei, quelle risorse che possono servire per andare a sviluppare un discorso d'insieme. Voi siete stati bravissimi a Montescudo e a Montecolombo, avete fatto la fusione che non ce l'ha fatta quasi nessuno, la salvezza non ce l'ha fatta. Io però, più che sulle riunioni, sulle visioni, credo nelle unioni di intenti. Se vogliamo costruire qualcosa insieme, veramente lo possiamo fare. So che stanno a sentirlo da un sindaco della costa, ma io veramente ci credo. Grazie. Abbiamo la parola di Mariano che si farà sinergia qui, si faranno una condivisione di intenti, ecco.
Allora, lascio la parola al nostro consigliere regionale Raffaella Sensoli. No, lo posso portare? Sì, allora. Prendi pure il microfono. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qui, mi fa veramente piacere vedere la sala piena perché vuol dire che c'è insomma grande interesse verso questo argomento e insomma oltre ad essere la sala piena credo che ci si sia riempito un po' il cuore a tutti perché di questi tempi salire su un palco e vedere delle sale così interessate all'argomento fa veramente piacere. Io oggi guardando un po' i dati del turismo della regione avevo guardato tabelle, pernottamenti, arrivi eccetera, però in realtà poi quando mi sono trovata qui e ho iniziato a sentir parlare di territorio mi è venuto in mente il tour che abbiamo fatto in questi due giorni assieme ai nostri due senatori e emerge poi una conferma di quello che è stato il percorso che in questi 5 anni in Regione Emilia Romagna abbiamo cercato di portare avanti rispetto alla qualità del turismo sulla nostra riviera, e ovviamente al suo entroterra. In questi anni il turismo è cambiato, lo sappiamo tutti, lo sanno gli esperti, sicuramente lo sapete voi meglio di me, non viviamo più il turismo che si viveva una volta, l'abitué, quello che veniva tutti gli anni in Romagna, si faceva la sua settimana, i suoi 15 giorni, sempre nello stesso albergo, sempre nello stesso bagno, mangiando più o meno sempre negli stessi posti, per cui era diventato uno di famiglia. Oggi si parla di esperienza. Il turista vuole appunto vivere un'esperienza e quello che abbiamo raccolto noi in questi 2 giorni in visita nelle aziende del territorio è un'esperienza. Mi sono anch'io sentita un po' una turista, nonostante poi io sia riminese, quindi insomma conoscevo già quantomeno di nome i luoghi che abbiamo visitato. La ricchezza che è emersa da questi luoghi è che pur anche vendendo commercialmente lo stesso prodotto, che può essere ad esempio il vino, in realtà ognuno lo declinava a modo suo, la personalità che portava poi nel presentare i propri prodotti faceva quella tipicità e quella caratteristica fondamentale che serve poi a vendere il territorio intero. Noi in Emilia Romagna siamo passati attraverso la modifica della legge regionale sulla promo commercializzazione del turismo dalle vecchie unioni di prodotto alle destinazioni turistiche. Ne è stata creata una grande, la destinazione turistica Romagna, che comprende le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e anche Ferrara. E voi capite quanto sia difficile comunque avviare un percorso in un territorio così grande quando nel nostro piccolo noi non riusciamo a collegare la zona della costa dalla zona collinare nonostante siano distanti pochissimi chilometri. Io credo che la vera sfida che devono affrontare gli amministratori sia a livello comunale ma anche a livello regionale è proprio quella di trovare, come diceva giustamente il nostro sindaco, una comunione di intenti. Io lo voglio ringraziare perché lui fin dalla sua campagna elettorale parlava proprio di unire la zona costiera all'entroterra, i prodotti dell'entroterra, le potenzialità che ha la nostra collina e devo dire che lo sta portando avanti esattamente come aveva promesso e non è da tutti, si è molto concentrati sul piccolo orticello, mentre invece ad esempio quello che potrebbe aiutare a rilanciare anche la qualità del turismo non solo nell'entroterra ma soprattutto nella costa è proprio la comunione tra i prodotti che possono offrire le nostre aziende collinari con l'offerta turistica che c'è lungo la costa, presentare appunto sulla tavola i prodotti del proprio territorio può essere motivo, ripeto, non solo per sviluppare un'economia condivisa ma anche per riqualificare il turismo del nostro territorio che, dobbiamo dire, negli ultimi anni purtroppo ha avuto un calo se non di presenze quantomeno di ricchezza. Stiamo arrivando e lo lamentava anche la Presidente dell'Associazione Albergatori a fine stagione a un ribasso eccessivo dei prezzi che porta ad attirare un turista che poi sostanzialmente non porta ricchezza nel nostro territorio. E questo cosa significa? Che se il turista che viene da noi sostanzialmente non ha 2 soldini in tasca da spendere, tantomeno poi potrà
venire lungo la Valconca ad assaggiare, ad acquistare i nostri prodotti locali che hanno una qualità elevatissima e meritano assolutamente di essere sviluppati. Io credo che con una sinergia, anche attraverso l'aiuto ovviamente delle istituzioni, si possa, diciamo, prendere due piccioni con una fava, nel senso lanciare maggiormente il territorio collinare, i prodotti e ovviamente tutto quello che è collegato al vivere l'esperienza della nostra collina, della nostra campagna, del nostro entroterra, della storia, della cultura che ha il nostro territorio, e allo stesso tempo riqualificare quell'offerta turistica che purtroppo negli anni sta vivendo un declino. Credo che come ripeto, la vera sfida anche poi per quanto riguarderà la prossima amministrazione regionale, che ci sarà qualunque essa sarà proprio questo: partire dal piccolo, fare un po' come sta facendo il nostro sindaco di Cattolica, cercare di coinvolgere gli imprenditori locali sia della collina sia della costa per creare sinergia, e magari negli anni così riusciremo ad allargare questo concetto e rendere veramente un territorio intero che può essere non solo la Valconca, non solo la Riviera, ma anche l'intera Romagna. Allora, io volevo spendere due parole.